Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del nuovo presidente del Tribunale di Napoli Nord, Pierluigi Picardi. Buonasera, buonasera presidente, come sta? Buonasera. Bene, bene, grazie. Sono molto felice di essere qui, grazie per l'invito. Prego, mi fa molto piacere conoscerla, io non l'ho mai vista prima d'ora e faccio la sua conoscenza insieme ai nostri telespettatori. E impariamo a conoscerla un po' meglio attraverso questa nostra conversazione. Dunque, lei è di Napoli, napoletano. Sì. Quindi come me, proveniente da Nola, è stato presidente del Tribunale di Nola, esatto, fino a poco fa, perché il presidente è fresco di nomina del 4 maggio, è giusto? 3 maggio per essere precisi. Ah, 3 maggio per essere precisi, però lei ha vissuto già il nostro territorio perché è stato presidente di sezione, presidente della sezione penale di Santa Maria Capua Vetere negli anni 2006 e 2012 e sono anni impegnativi perché ha vissuto il processo Spartacus, ha vissuto la strage Spartacus di Castelvolturno, il famoso modello Caserta, quindi Normandia, il processo della Normandia, insomma è stato un periodo, proprio il periodo di fuoco per questo territorio. Dunque il 4 maggio si è insediato a questo giovane tribunale, il tribunale giovanissimo nato nel 2013 per la legge di Severino che ha voluto ridisegnare la geografia giudiziaria di questo territorio. Ha una grande competenza su ben 38 comuni, sono 19 comuni a nord di Napoli e 19 comuni nella provincia a sud di Caserta, quindi un vastissimo territorio. Lei quando ha avuto questa notizia, sarai tu, sarà lei il presidente del Tribunale di Napoli Nord, che cosa ha esclamato? Per bacco. No, vabbè, ho fatto domanda, quindi è stato abbastanza, ero abbastanza tranquillo, so che l'impegno è molto... è molto significativo, è importante, considerato che Napoli Nord ha una popolazione di 1 milione di abitanti. Parliamo sostanzialmente del quarto tribunale italiano, con una realtà socio-economica molto complessa, sia dal punto di vista penale che dal punto di vista proprio della struttura economica del territorio. Aggravata dal fatto, questo è il peso, che gravando su due territori di province diverse, in qualche maniera duplica una serie di situazioni. Certo, però ci sono affinità perché insomma criminalità comune organizzata, tanti reati, reati ambientali, c'è l'immigrazione, c'è insomma per essere in tema con la pandemia abbiamo parecchie anomalie, parecchie insomma pandemie, criticità diremmo così. Lei giustamente nel discorso iniziale ha detto dobbiamo rendere questo tribunale funzionale, o se no che ci sta a fare? Questo è quello che ci diciamo tutti, perché io seguo il tribunale da quando è nato, sia con la presidente tribunale Elisabetta Garzo, che io saluto con grande affetto e stima ed aspetto qui, e l'ho sempre seguita, e anche il procuratore Greco ho sempre seguito, e sono stati sempre felici di questo grande impegno, ma gravoso. Tante volte sono andata a Roma a chiedere aiuto perché le difficoltà sono veramente tante, ecco, pochi cancellieri, pochi personale amministrativo, pochi magistrati, e come si fa? Insomma, dobbiamo dire la verità, non hanno avuto granché di aiuto in questi anni, ecco, si poteva fare di più, questo non vuole essere una critica, ma sottovoce, io che ho vissuto queste doglianze di questi due personaggi importantissimi, perché sono stati proprio, hanno dato tutto loro stesso, e quindi insomma so la situazione com'è. Molto complessa, perché come si può rendere funzionale? Guardi, allora ci sono dei problemi di carattere generale, ma quelli appartengono a tutta l'amministrazione della giustizia. Poi per quanto riguarda il Tribunale di Nord, di Napoli Nord, ci sono dei problemi proprio strutturali. Cioè mancano alcune strutture, basti pensare alle aule penali. E poi bisogna considerare che se noi tariamo la pianta organica del personale amministrativo e dei magistrati ad un dato oggettivo come può essere quello della popolazione, siamo in un sottorganico spaventoso con una distribuzione sul distretto assolutamente anomala.
Basti pensare che, anche volendo fare un paragone col tribunale più vicino che è Santa Maria Capua Vetere, con il 35% in più di popolazione, il tribunale di Napoli Nord ha il 40% in meno di personale amministrativo. Questo è del tutto irrazionale, ma non è irrazionale per il lavoro dei magistrati, per l'impegno del personale amministrativo, quello resta inalterato. Il problema è che sono i cittadini di questo circondario che non ricevono il servizio che devono ricevere, cioè in questo momento sono cittadini considerati sostanzialmente dallo Stato di serie C, nemmeno di serie B. Abbandonati, abbandonati. Abbandonati non del tutto, però sicuramente non curati come è loro diritto. E non è solo, non si tratta solo di dire come è loro diritto, diciamo, a carattere generale. Anche se noi ci relazioniamo con tutto il resto del distretto napoletano, della Corte d'Appello di Napoli, emerge in maniera estremamente lineare la sottovalutazione della situazione di Napoli Ma Nord. anche il presidente De Carolis di Prosedi È consapevole assolutamente, so che è stato sempre vicino al Tribunale di Napoli Nord, molto ma sensibile. non sono, i problemi sono, diciamo, a carattere centrale e di carattere politico. Quelli strutturali, devo dire la verità, sto avendo una grossa mano al momento, dal Ministero e dall'Ufficio Speciale, diretto all'ingegner Menale. Stiamo cercando di affrontare questi problemi con estrema rapidità. E io sono su questo, sono abbastanza fiducioso per queste prime acquisizioni strutturali. Altra cosa invece è il personale amministrativo e il personale giudiziario per il quale c'è bisogno assolutamente di un riequilibrio a livello distrettuale. Non è pensabile che un cittadino di Aversa, per esempio, o di Marcianise debba ricevere giustizia in un tempo doppio rispetto a quello di Santa Maria Capua Vetere o di Napoli o di Torre Annunziata. Diventa un'ingiustizia. Giustizia, lei pensi che nei primi processi, quando un processo penale arriva al Tribunale di Napoli Nord, la prima udienza è già fissata al 2024. Allora, questo Ed è diventa. nato un tribunale a carico Sì, zero, eh? quindi è un problema della politica buona ovviamente, non della politica cattiva. Non si tratta di difendere un campanile. Si tratta di assicurare un servizio alla cittadinanza. Ecco, Certo, in modo che impostiamo lo la cosa in Stato. maniera, esatto, impostiamo la cosa in maniera più corretta. La proiezione del tribunale, questa è la mia idea di tribunale, è verso l'esterno, verso i cittadini. Quindi il problema non riguarda la gestione dei magistrati o la gestione del personale, se lavorano troppo, se lavorano poco. Il punto centrale è assicurare la correttezza di un servizio e le risorse per garantire questa Questo operazione servizio. devono arrivare dalle scelte della politica. È certo. Il dovere Speriamo che naturalmente ascolti. nostro, ecco, il dovere nostro naturalmente è creare le condizioni perché queste risorse siano utilizzate al meglio. E questo Certo. effettivamente è compito mio ed è compito ovviamente insieme con E tutti quindi, quelli che come dice collaborano con lei, me. che non sia un picchetto solo lo Stato, Certo. giustamente un centro per dire lo Stato, io ci sono, ma dateci i mezzi per provvedere. Sì, ora non siamo nemmeno ai mezzi sufficienti a garantire l'ordinario. Arrivano, basti pensare per esempio che le aule sono assolutamente L'aula insufficienti. bunker non ce l'avete, L'ala dovete andare bunker a non ce Santa Maria. l'abbiamo, non abbiamo la possibilità. Pensi che solo per andare a interrogare le persone che vengono arrestate, i giudici devono recarsi a Napoli. Tutto questo determina Tempo, inefficienza su tempo. inefficienza, tempo su tempo. Le aule sono assolutamente insufficienti, per cui noi abbiamo un calendario che è ridotto rispetto anche alle potenzialità che potremmo avere e anche le strutture come qualità sono sicuramente insufficienti. Basti pensare che più della metà delle aule del Tribunale di Napoli Nord non ha la Camera di Consiglio. E quindi sono tutte difficoltà Sì. proprio spicciole di Sì, vita spicciole di quotidiana. vita quotidiana che naturalmente poi si riflettono inevitabilmente sul Sui servizio, cittadini. sui E cittadini. comunque adesso che è arrivato lei, le hanno dato due aggiunti, due procuratori aggiunti, mi No, pare. no, 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 io ho No. avuto due, sono stati ora subito Uno nominati due da Napoli, presidenti di uno da. Ah, sezione, presidente di presidenti di sezione. sezione del penale, era stato già nominato un presidente di sezione del civile, sono in attesa della nomina di un presidente della sezione lavoro e di due presidenti di sezione civili che completeranno l'organico dei presidenti. Tre magistrati, forse oggi il Insomma, plenum con lei si delibera. incomincia a vedere qualche movimento. Sbaglio o Devo dire la no? Mi verità, pare il di sì. Consiglio Superiore mi pare che abbia prestato la massima attenzione, però siamo all'interno di una cornice che deve essere allargata, ma deve essere allargata sono i numeri.
Sono numeri banali, veramente molto semplici da analizzare, certo. da vedere. Faccio riferimento a Santa Maria, ma il discorso deve essere ovviamente più E certo. generalizzato. Ripeto, Napoli Nord ha 1 milione di abitanti, Santa Maria ne ha 620, i magistrati sono 5 in più a Santa Maria. È evidente che capisco il ragionamento iniziale sul carico zero, lo capisco, ma in realtà poi dopo i tribunali vivono, vanno E avanti certo. e naturalmente le conseguenze poi sono Si state evolvono, inevitabili. Ora certamente. occorre un intervento Ma assolutamente speriamo che con rigoroso. lei avvenga questa trasformazione e Speriamo che lei porti buono, perché sarebbe un bel trionfo, un bel successo per lei, perché dopo successo è tanto. per i cittadini, non per Perché, sì, me. vabbè, però lei scuote insomma, Sì. la situazione, perché insomma è stata una situazione pesante. Complessa. Brevemente vorrei che lei mi spiegasse, a Nola dice che lei ha realizzato nel 2019 un progetto di assoluta novità nell'ambito giudiziario, questo modeling. Ah, sì, non Ne ha sapevo fatti che ne tanti che sapessi. neanche se li Sì, ricorda. questo è un progetto E molto in interessante. che cosa consiste? Allora, è consistito, si parla in Italia tanto di mancanza di fondi. In realtà questi fondi non sempre vengono utilizzati. L'argomento è di attualità perché io credo che col Quando si Recovery parla Fund, di ecco, mi consente di dire che il primo problema che noi avremo, e lo avremo anche nella giustizia, non sarà avere i soldi, ma come spendere i soldi. Perché spendere i soldi è una cosa, può sembrare strano, ma abbastanza complessa dal Ma punto di lei l'ha vista detto anche tecnico. Marta Cartabia, qua ci dobbiamo sbrigare perché l'Europa ci chiede con Esatto. questi soldi Che di fare cosa una prevedi di giustizia fare? più breve, processi brevi, quindi vorranno diminuirli, mi pare, si pensa, del 40% il Sì, ma processo il problema è civile. avere questi soldi e mettere a frutto il modeling, per esempio, era questo. I soldi c'erano alla regione, nessuno li aveva mai chiesti. E, diciamo, si è realizzato un progetto che aveva due linee. Da un lato un innalzamento della competenza informatica di tutto il personale del Tribunale di Nola, con una serie di corsi da elementari ad avanzati, e da un altro lato un progetto sul cosiddetto benessere organizzativo, che va inteso con molta chiarezza, significa praticamente delle organizzazioni di tipo strutturale che consentono poi sostanzialmente una maggiore efficienza, però in un contesto di qualità, vorrei dire anche di vita aziendale all'interno dell'ufficio. Questi progetti hanno subito un piccolo stop, erano già molto avanzati, sono stati realizzati, non parliamo solo di un progetto che è stato realizzato per la pandemia e questo progetto dovrebbe essere poi pilota per le pubbliche amministrazioni della E quindi Campania. una bella cosa Sì, che devo ha fatto ringraziare la lei. Regione Campania, devo dire la verità, che ha aderito a questa. I fondi c'erano, abbiamo presentato un progetto, erano fondi che non venivano utilizzati, ma È insomma la Regione ci è importante, è stata vicino, importante. ci ha Si consentito, ha l'IFER ci fame ha proprio di consentito di. progetti, si ha fame di questi progetti. Sicuramente sì, è soltanto che devo dire, ecco, questo va detto proprio in generale, tutti questi progetti non è che sono cose non complicatissime, però richiedono molto lavoro, è un certo tasso di competenza, questo Lavoro e sicuramente ne ho soldi bisogno. pure. Guardi, i soldi, le ripeto, per fare i progetti servono molte idee e molto Queste lavoro idee. ed è lo strumento poi per avere la disponibilità di questi fondi che esistono all'interno, soprattutto fondi europei. Ecco, il modeling per esempio è di derivazione europea, sono fondi europei che Sì. erano assegnati alla Regione Campania. È un impegno complesso perché noi in Italia non abbiamo questa cultura della ricerca dei fondi, che non è semplicemente la richiesta di soldi, ma l'ideazione appunto di un progetto che poi deve essere verificato in termini di Realizzare. risultati. E certo. Presidente, i requisiti imprescindibili, i più importanti per un buon magistrato, l'indipendenza, l'integrità, l'equilibrio. Sì, sicuramente anche la competenza, direi, nella Già che non ci materia. sta, la diciamo. Diciamo che Allora. quelli sono i prerequisiti. Certo, Poi. dunque, se i magistrati, mettiamo, lo diciamo ai nostri telespettatori, commettono reati, vanno a processo come tutti i comuni mortali ed è il CSM a decidere se sospenderli o no. Sicuramente sono sospesi se c'è l'arresto. Se i magistrati vengono assolti, ecco, ciò dipende dal fatto che il fatto non costituisce reato e poi anche né è oggetto di sanzione disciplinare. Qual è la differenza tra procedimento
procedimento penale e procedimento disciplinare, cioè quando il magistrato viene solo incolpato davanti alla CSM. Sono due cose un attimo diverse. Lei ha detto se un magistrato commette un reato. Allora, il procedimento disciplinare non è legato necessariamente a un reato. Ci sono dei comportamenti dei magistrati che vengono sanzionati, che possono essere sanzionati, e sono di varissimo genere. Attengono alla vita professionale, in sé per sé, pensiamo a magistrati che sono responsabili di ritardi reiterati nel deposito di provvedimenti, come a comportamenti che sempre all'interno dell'attività lavorativa, e anche comportamenti, ecco, questo può succedere in coincidenza con dei reati, che sono estranei alla specifica attività professionale. Si mette in moto un meccanismo che è parallelo a quello del processo penale se vengono commessi reati, o è completamente autonomo rispetto a situazioni di questo genere. E questa è la differenza sostanziale. Una sezione del Consiglio Superiore della Magistratura, che funziona come un giudice, esamina questi comportamenti e, se lo ritiene, infligge delle sanzioni, per le quali poi c'è la possibilità di ricorrere per Cassazione. Certamente. Presidente, abbiamo parlato di Marta Cartabia, sì, che si sta dando un grande da fare, sì, per questa riforma della giustizia, perché abbiamo detto tante volte la giustizia, se è lunga, non è giustizia, è un'ingiustizia. Diceva il procuratore capo Giandomenico Lepore, che lei conoscerà sicuramente, napoletano, napoletanissimo, gli presentai un libro che dice, era un libello, diceva chiamatela pure giustizia, puntini, 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 se vi pare, di chiara ispirazione pirandelliana, insomma la diceva lunga. E si sta dando da fare per il processo civile, per il processo penale e anche per il CSM. A proposito del CSM, sono successe parecchie cose, certo non piacevoli, le sappiamo tutti dai giornali, e vuol mantenere metà dei consiglieri e metà per altri due anni, per dare continuità, e l'altra metà mandarli via. Ecco, come si fa? Che criterio si userà? Cioè, quelli che devono rimanere e quelli che devono andare via, tenendo presente che già ci sono 6 dimissioni. Sì, quindi, però vede, ora siamo sempre allo stato, per ora siamo allo stato del progetto, quindi poi le idee sono allo tante. Stato quante siamo, sì, proprio? Diciamo, questa anche è una soluzione per mantenere continuità, peraltro noi abbiamo organismi che già funzionano, pensiamo per esempio, faccio un paragone, per esempio pensiamo il sistema americano, elettorale americano, prevede delle rotazioni delle, sì, elezioni ogni numero di anni, quindi si può votare magari ogni due anni per metà. Il problema del Consiglio Superiore è un problema poi in fin dei conti di carattere ordinamentale e costituzionale. Deve essere un organismo che, come è previsto nel nostro sistema costituzionale, garantisce appunto autonomia e indipendenza dei magistrati, ma naturalmente, e su questo io sono d'accordo con le critiche che vengono rivolte al Consiglio Superiore, alla gestione che c'è stata, l'indipendenza e l'autonomia dei magistrati deve essere garantita paradossalmente anche all'interno della magistratura. Questo è vero, il problema esiste, sarebbe da ciechi non vederlo. Poi bisogna vedere quali sono le soluzioni. Ecco, devono essere soluzioni che in qualche modo continuino a garantire quelli che sono gli assetti costituzionali. Poi quando si va nel la pratico... La continuità, a me preoccupano quelli che mandano via, come dici tu via... Dal Consiglio Superiore? No, va bene, sarebbe un meccanismo di carattere automatico. A sorteggio? No, il sorteggio, guardi, veramente è una parola che... Brutta? Sì. Proprio veramente brutta. Una parola brutta, diciamolo con grande franchezza, è una sconfitta che riguarderebbe tutto lo, bravo, Stato. È risibile immaginare che si possa amministrare la giustizia con il fato. Con il fato, con i sorteggi, siamo se non, ecco, non, forse sono un po' forte, siamo veramente al ridicolo. Altra cosa è invece avere delle garanzie sotto il profilo delle elezioni, dei sistemi, bravo, elettorali che impediscano, che in qualche modo rendano più difficile l'organizzazione, come vogliamo dire, di cordate. Poi diventa un problema anche, però le dico la verità, non solo di forme ma anche di contenuti, perché alla fine poi i discorsi che sono nati sull'attività del Consiglio Superiore devono poi sostanzialmente attenere ai contenuti, e qui è un problema anche di idea della magistratura che noi abbiamo.
È chiaro che se noi abbiamo un'idea della magistratura non come potere, ma come servizio, immaginiamo per esempio che nella scelta dei dirigenti questo è l'elemento che deve essere valutato. Cioè ovviamente si tratta di un pronostico. Si immagina che quel soggetto abbia, quel candidato abbia la capacità di amministrare giustizia come servizio nei confronti dei cittadini e non più come un soggetto che incarna un potere dello Stato. Su questo poi le opinioni non sono obiettivamente unanime. Credo che si stia affermando sempre di più quest'idea, cioè l'idea del giudice come un servitore dello Stato, con la S maiuscola se vi fa più piacere, ma che svolga la sua attività in quest'ottica. In funzione dei cittadini. In funzione dei cittadini, e se mi permette, io l'ho richiamato prima quando ho parlato di Napoli Nord. Il problema non è dei magistrati e del personale, è dei cittadini. Certo. E naturalmente, se noi crediamo che questo sia il compito del magistrato, dobbiamo immaginare che un organismo che tuteli l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e dei magistrati in qualche modo agisca in coerenza con questo obiettivo. Non deve difendere un potere, deve garantire che un servizio sia corretto. E certamente. E quindi ritorniamo al suo pensiero iniziale. Dunque, oggi c'è tutto un gran parlare di alcuni argomenti già ripresi, diciamo, tanto tempo fa. Abbiamo parlato, è stato liberato Brusca dopo 25 anni, si è parlato di Brusca, si è parlato dei benefici da dare a coloro che sono collaboratori di giustizia, quindi si è richiamato Falcone, la legge di Falcone, e certo ci siamo sentiti un po' male a vedere Brusca libero, io mi sono sentita un poco tormentata, però è la legge che vuole così favorire i collaboratori di giustizia e quindi ha avuto questi benefici. E si ritorna al pensiero di Falcone, e ugualmente oggi si parla sempre spesso della separazione delle carriere tra giudici, è tutto un parlare di questo, tra giudici e PM, e Falcone diceva, se lo ricorderà, diceva che voleva la separazione delle carriere perché, diceva, il PM non deve avere nulla a che fare, non deve essere un paragiudice. Poi me la dice la sua idea, perché perciò gliela chiedo. Proprio così. Non deve essere un paragiudice, e a suo tempo diceva: chi la pensa come me, che vuole la separazione delle carriere, viene giudicato uno che vuole distruggere l'indipendenza del magistrato e vuole porre il PM sotto l'esecutivo. Ecco, oggi c'è tutto un gran parlare, e voglio sapere come desidererei sapere il suo pensiero. C'è quello di Sabino Cassese, ho letto l'altro giorno, dice sì, Falcone aveva ragione, perché questa è una cosa illegittima, diciamo, questo grande strapotere del PM, è notato pure dai cittadini. Poi ci sono quelli là che dicono ne va di mezzo poi, diciamo, il processo, è meglio le garanzie del processo. Lei da che parte sta? Guardi, veramente... Vero. Sì, vero, no, vero. Dico la mia opinione, che non necessariamente com'è? È quella coincidente con, per esempio, con quella che è più diffusa in magistratura, eccetera. Allora, il problema è molto, molto, molto più complesso di quello che si creda, perché è un problema di carattere ordinamentale e costituzionale, certo, che ha delle conseguenze poi pratiche, sì, banalmente pratiche. Allora, se noi immaginiamo che il discorso sia quello del potere del pubblico ministero, cioè che la separazione delle carriere deve rispondere a un ipotizzato strapotere dei pubblici ministeri, io dico che la risposta è completamente sbagliata. Non avrà questo risultato, se questo poi dovesse essere la riforma che viene fatta, la scelta che viene fatta, produce gravi danni nei confronti della libertà dei cittadini, nei diritti di libertà dei cittadini. Perché? Perché il pubblico ministero nel nostro assetto costituzionale si chiama peraltro, noi abbiamo delle volte, mi consento questa digressione, succede che qualche cosa ci viene invidiata all'estero, ma noi non l'apprezziamo in Italia. Lei pensi che nel mondo si parla di pubblico ministero italiano, peraltro c'è in Portogallo e in qualche altro stato, perché ha delle qualità molto particolari. Pubblico ministero italiano è un pubblico ministero indipendente. È un pubblico ministero indipendente, ecco perché l'azione penale può essere obbligatoria, perché non è costretto a obbedire a nessuno. Svolge la sua attività in completa autonomia. Attenzione, questo non vuol dire completa irresponsabilità. E allora questo forse è il punto centrale. Come in qualche maniera questa autonomia e questa indipendenza debba essere esercitata.
Allora, se noi lo inquadriamo all'interno dell'ordine giudiziario, allora noi possiamo dire che il pubblico ministero obbedisce effettivamente solo alla legge, perché questo ci dice la Costituzione. Se noi invece tiriamo il pubblico ministero fuori dall'ordine giudiziario, allora ci vogliono delle, ovviamente delle, degli interventi. Questi interventi non possono che essere la sottoposizione dei pubblici ministeri ad un altro organismo, perché altrimenti noi avremmo, ecco, paradossalmente, un effetto contrario a quello che ci si propone. Un pubblico ministero, sì, questa volta strapotente, non costretto nei limiti di osservanza della legge del giudice e nemmeno soggetto ad un altro controllo. Non esiste nessun paese dove questo sia avvenuto. Tutte le volte che il pubblico ministero non fa parte dell'ordine giudiziario è inevitabilmente soggetto all'esecutivo, cioè risponde al ministro. Abbiamo alcuni uffici, per esempio anglosassoni, dove il capo dei pubblici ministeri della nazione siede nel governo ed obbedisce alle logiche del governo. Lei non è d'accordo sulla... Io non sono d'accordo sulla separazione, però riconosco che ci sia un problema molto serio che riguarda non tanto il potere astratto dei pubblici ministeri, ma come viene esercitato all'interno del nostro sistema. Certo. Se un pubblico ministero fa, peraltro doverosamente, iscrive una persona in un registro degli indagati, determina delle conseguenze che sono clamorose. Probabilmente, guardi, io credo che il sistema soffra di patologie. Sì. La prima patologia... C'è qualche PM affetto, dice lei. Può succedere anche per i giudici, lo vediamo tutti normale. I giorni, quindi io non sarei così... Poi è nel sistema della Commissione c'è un aspetto soggettivo. Però è chiaro che se noi non facciamo i processi subito, noi aumenteremo la rilevanza esterna di quella che è l'attività provvisoria, che è quella che fa il pubblico ministero. Faccio un esempio banale, così forse riusciamo a comprenderci. Quando viene fatta un'operazione di polizia, anche abbastanza importante, lei non se la prende naturalmente, dico, i giornalisti immediatamente si precipitano per avere informazioni, per avere notizie, e l'informazione che viene data è quella della soluzione definitiva. È stato sgominato un clan, è stato scoperto un reato, eccetera. In realtà nel sistema non è così. Dopo l'operazione ci sarà il riesame e poi ci saranno i processi. Se noi abbreviamo questi tempi e avviciniamo all'indagine il momento della definizione processuale, io credo che noi faremo rientrare in una fisiologia di sistema. Avremo tempi più brevi. E avremo non solo avere tempi più brevi, ma anche l'attività del pubblico ministero riceverà quello che è il suo controllo naturale, non patologico del ministro, certo, o di qualcuno che lo vuole mettere alle dipendenze di qualcosa, certo. Ma il suo controllo naturale, che è quello della verifica che fa il giudice. Ecco il metodo Caserta, lei la prima ne ha accennato. Il metodo Caserta ha funzionato perché la struttura casalese è stata sostanzialmente sconfitta dalle indagini, dagli arresti, ma poi soprattutto dai processi. Dai processi, e poi c'era grande unione. Io ho ricevuto il procuratore Roberti, era procuratore nazionale antimafia, non era ancora procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, quello era è venuto poi con Caffiero. E mi diceva, dottoressa, ci siamo stati uniti istituzioni, servizi segreti, certo, forze dell'ordine. Io mi ricordo Maroni, se lo ricorda, certo, era allora ministro dell'interno. E lui parlò di metodo Caserta. Però è quello il punto... Veniva ogni mese. Sì, però c'è il punto oltre. Poi si vengono i processi. Certo. Se noi non facciamo i processi, in quella stagione di cui ha parlato lei, ha parlato di Santa Maria Capua Vetere, in quel periodo siamo riusciti... Che lei ha vissuto. Sì, siamo riusciti, ero coordinatore del settore penale di Santa Maria Capua Vetere, a fare non un maxi processo. Solo il mio collegio ne aveva due all'anno e siamo riusciti a gestire tutta la struttura, non solo io e il mio collegio, ma tutti i collegi che erano impegnati, tutte le sezioni penali, a gestire e a definire i maxi processi. E quella è la risposta dello Stato di diritto. Cioè, là già si dopo vedeva arresti, la sua bravura, là si vedeva, già si intravedeva, dopo l'investigazione, dopo gli arresti, i processi. Ho capito, serpeggiava lì. Allora, dunque, io qua ho un sacco di cose da fare, da dirle. Dunque, passerei a questa. Altro argomento di non facile soluzione.
soluzione, che so che lei ha trattato, i beni confiscati. C'è sempre grande diciamo, tempo che passa tra i sequestri, confisca e il ritorno ai cittadini. Ecco, i beni finiscono distrutti, depauperati, abbandonati. Beh, molte volte è capitato anche che questi beni siano rioccupati dalle stesse persone criminali ai quali sono stati sottratti. C'è tanto tempo, come si diceva in quel film, io speriamo che me la cava, quando finiscono sgarupati questi beni, nessuno li vuole più, i comuni non hanno mai soldi e quindi ci vogliono tanti soldi per rimetterli a posto. Ecco, come un presidente di tribunale importante come lei può limitare questi tempi, perché lato senso si tratta di una cosa amministrativa, giusto? Sì, quindi guardi, come potrebbe incidere? Tenga presente che per esempio il tribunale a Santa Maria Capua Vetere, io presiedevo la sezione che comprendeva anche il collegio che si occupava delle misure di prevenzione. Napoli Nord non ce le ha, è anche un'altra di queste storture, di questa velocità. E lì anche un caso che serpeggiava la sua. Sì. Ecco, ora il problema del tempo, lei ha accennato a questo problema del tempo. Il tempo non è neutrale. Questo è un po' non è vero che il trascorrere del tempo non abbia degli effetti. Nel caso della giustizia, e particolarmente in questo caso, il trascorrere del tempo determina non solo l'inefficacia dell'intervento statale, ma ne determina sostanzialmente il danno, la non credibilità. Ora è un problema di carattere legislativo, ma è anche un problema, come lei diceva, di carattere amministrativo, gestionale. Però si tratta di pensare oggi, e secondo me oggi lo si può fare a maggior ragione, di pensare alle misure di prevenzione in una maniera diversa, con una costruzione di sistema che acceleri i tempi. Io credo che questo non solo sia possibile, ma sia indispensabile. Un ufficio che risolve, diciamo, queste situazioni delle confische, lei ha pensato ai beni immobili, e sono un problema, ma lei deve immaginare le aziende. Anche uno stop di 6 mesi di un'azienda significa sostanzialmente in tempi, in un contesto sociale, socio-economico come il nostro, che chiede per velocità di gestione, certo, chiede, determina danni importanti in termini di occupazione, in termini di capitali. Che ce ne facciamo poi di un'azienda, supponiamo che dobbiamo restituirla dopo 6 mesi, un anno che è stata ferma? Allora ecco, le scadenze temporali, i requisiti e tutto quel che segue per poter realizzare una misura di prevenzione devono essere tarati sull'elemento tempo. Cioè l'elemento tempo, questo vale per i processi, vale per le misure di prevenzione, non può essere considerato una variabile indipendente. Certamente. Ma è quello che in qualche modo determina il livello di efficacia dell'intervento dello Stato. E certamente. Io mi ricordo qualche anno fa ho intervistato Giovanni Allucci, che è il presidente di Agronirasce, e pure lui che si occupa proprio del riutilizzo dei beni confiscati. Lei pensi che una villa, mi pare, della famiglia Schiavone è ritornata ai cittadini dopo 30 anni? Insomma, sì, ma guardi, non è differente cosa... però, il problema, lei l'ha accennato bene prima, non è indifferente rispetto ai processi. Perché il punto centrale è questo, non è giustizia, non è prevenzione, poi diventa paradossale la parola, non è prevenzione se l'attività dello Stato non sia temporalmente adeguata, certo, all'esigenza di soluzione del problema. Quindi il punto non è solo accelerare, ma costruire un sistema di prevenzione che consenta di raggiungere quel risultato in quei tempi. Sostenere, ecco, le faccio un esempio banale, no? Che poi è legato alla prescrizione, sostanzialmente. Sì. Quando passa un certo lasso di tempo, la giustizia non è più giustizia. Non ci interessa più sapere se una persona ha commesso un reato, se non l'ha commesso, perché se quella persona era legata a strutture delinquenziali. Si manifesta un certo disinteresse, che equivale al fallimento della giustizia. Della giustizia. Quindi invertiamo i termini della questione, so che non è una posizione unanimemente condivisa. È possibile parlare di efficienza, ma in questo senso di significato concreto di giustizia all'interno di una struttura anche nazionale, solamente quando noi siamo in grado di raggiungere quel risultato in un tempo determinato. Altrimenti non è sbagliato il tempo, sono sbagliati gli strumenti. E sono sbagliate le persone che non provvedono, questo poi lo possiamo dire tra parentesi. Certo, poi queste sono scelte della politica. Certo. Brevemente, perché siamo in fine di trasmissione e di intervista. Contento che è finita?
No, per me va bene, tutte le domande che vuole farmi. Siamo alla fine, comunque. Allora, perché ha da fare... Perché allora... non si parli mai di processi che si svolgono, io sono un nemico. Sta bene. Allora, un'ultima cosa. È successa una cosa strana a Napoli, proprio alla Corte d'Appello di Napoli, alla quarta sezione. Sì. Un avvocato doveva pronunciare la sua arringa, lei lo saprà, non so se ne è al corrente, doveva... parlare, doveva difendere il suo assistito e doveva fare la sua arringa, se non che c'era un po' di tempo da aspettare e ha pregato il cancelliere di vedere il suo processo, il suo fascicolo del processo. Se l'è andato a vedere. È andato a vedere, è aperto, ha trovato la sentenza già scritta e giustamente si è innervosito, non poco, dice ma come, noi avvocati lavoriamo tanto per assicurare il diritto alla difesa e questo è già scritto, come le pare, qua c'è veramente... parecchi presidenti delle camere penali da Cagliazza in... anche Napoli Nord che si è ribellato sono innervositi al massimo. Napoli, Benevento, Nola, Irpine, Napoli Nord, Santa Maria Capovetta e Torre Annunziata, pure Fragliasso là dove sta Fragliasso, capito? Sì, e come lo giudica questo? No, glielo dico io, guardi, questa è una cosa che veramente, ecco, queste trasmissioni sono importanti, sa perché? Perché in queste trasmissioni consentono di avvicinare non il cittadino alle istituzioni, ma le istituzioni al cittadino. E soprattutto può essere l'occasione per fare un'operazione verità, che è, diciamo, molto vicino, non è sinonimo, ad onestà. Sì. Se poi noi ci mettiamo anche un aggettivo, onestà intellettuale, secondo me facciamo un servizio alla collettività. Allora, evidentemente, se noi liquidiamo in 5-6 parole la situazione, un avvocato apre un fascicolo e trova la sentenza scritta. Questo è quello che ha detto l'avvocato, ovviamente. Allora, innanzitutto, cominciamo a dire subito... bisogna dire la verità. La verità è questa, che innanzitutto le sentenze esistono nel momento in cui sono depositate. Immagino che ci sia qualche appassionato di calcio tra i suoi spettatori. E fa una previsione. Ecco, Boscoff, lei non lo conoscerà se non è un'appassionata di calcio, diceva rigore è quando arbitro fischia. Quindi cominciamo a dire la prima cosa, esistono le sentenze se sono depositate. Quella sentenza, quello è uno scritto non depositato. Quindi la frase, ho trovato la sentenza, è un falso. Sbagliata. No, non è sbagliata, perché poi bisogna anche essere... Ecco, chiari. Questa è la verità. E poiché noi siamo dei tecnici, cioè il mio lavoro è fare il magistrato, fare il lavoro, si dicono, in quel fascicolo è stato trovato un foglio che, a giudizio dell'avvocato, poteva diventare una sentenza. Non esiste nessuna sentenza in quel processo. Chi dice il contrario, se lo dice una persona che non è competente, dice una cosa come la diciamo fra di noi, è normale, davanti anche a un tazzo di caffè. Io l'ho ripetuta per se la dice un competente, dice una cosa che dimostra la sua incompetenza. E questa è una cosa che va detta con chiarezza, fuori da meccanismi diplomatici di vogliamoci bene, eccetera. Seconda cosa, molti non conoscono come funziona il processo d'appello, per questo possono permettersi di contestare questo. Perciò lo chiarisce. Certamente, il processo d'appello, che peraltro non è costituzionalizzato e se ne discute dell'abolizione o del restringimento da molto tempo, a mio giudizio correttamente, consiste in questo praticamente, viene emessa una sentenza da un giudice. In Italia è possibile appellarla, non così per esempio in Inghilterra, non così negli Stati Uniti, dove l'appello non esiste e sono paesi di sicura civiltà. È possibile appellarla e la si può appellare dicendo perché. Non basta dire io voglio appellarla, si dice io voglio appellarla per questi motivi e si spiega perché. Il giudice riceve la sentenza e l'appello. Dopo aver presentato l'appello non è possibile aggiungere altri motivi. Si chiude. Anche se è finita, quelli sono i motivi. È non scontato o banale, ma doveroso, secondo me, per il giudice giungere all'udienza in cui si discute quel processo con le idee chiarissime su quella che deve essere l'impostazione della decisione. Che poi questo giudice se le tenga a mente, se le scriva su una pennetta, se le scriva su un foglio di carta, questo francamente è indifferente. Ferma restando, e questo però non ha niente a che vedere con un foglio trovato all'interno di un fascicolo, parliamo sempre, l'onestà intellettuale di un giudice che di fronte a un avvocato che ripete, perché l'ha già scritto quei motivi,
li amplia, non li può ampliare. Li spiega meglio perché magari nello scrivere non è stato chiaro nello spiegargli, cambiare decisione, cambiare opinione, approfondire. Per quanto mi riguarda, sempre, in tutta la mia carriera di giudice d'appello, sono arrivato all'udienza con le idee assolutamente chiare su quello che era il processo. Non c'è niente di scandaloso in quello che è avvenuto dalla collega della quarta sezione penale. Se vogliamo parlare in un contesto di dubbi e anche con un atteggiamento un po' ipocrita, mi consente di dire queste parole anche un po' forti, non c'è niente di scorretto in tutto questo, se non l'ingenuità di non tenere su una pennetta nella Camera di Consiglio queste valutazioni, questi riassunti, queste cose. Conta poco la formula. Ecco, chi le dice che esiste una sentenza, non una sentenza che non ha la firma del giudice e il deposito, è tecnicamente un ignorante, nel senso che ignora le normative che consente di fare. Io lo trovo, il Presidente, più lineare, penso, abbastanza indignato di questa cosa. Sì, perché è una speculazione, ipocrita, io mi sento di discutere con chiunque. Io la ringrazio tantissimo per aver chiarito, perché questa è una trasmissione, deve sapere la cosa, che io ho da 15 anni circa, e per avvicinare il cittadino alle istituzioni, e mai come in questo momento, il cittadino deve essere avvicinato, perché non è proprio il momento di fare queste cose qui, dire queste cose, perché il cittadino si disamora ancora di più. Oggi non è un momento, perché abbastanza però se sfiduciato. Se si offre però un'immagine dell'appello, dell'attività, che non è quella reale, certo, è chiaro che il cittadino, che non è un competente, che non si occupa si di queste disamora cose, ancora ma come? Di più. Parla l'avvocato e ha già deciso. Ma non è vero. L'avvocato ha già scritto i motivi e perché doveva essere annullata quella sentenza. Quindi il giudice che viene in udienza non viene come un giudice che non sa niente, certo, a parte che questa storia che il giudice migliore sia quello che non sa niente, a me pare una discreta baggianata. Io credo che il giudice migliore sia quello che si studia le carte, che si legge le carte, che si fa un'opinione, che va a verificarlo in concreto. Poi, per carità, ci sta che l'avvocato si angosci perché magari non è riuscito nel suo atto d'appello a scrivere bene quello che voleva scrivere, eccetera, ma questo fa parte, è normale, non tutti gli avvocati hanno le capacità di farlo. Ecco, perché i cittadini hanno bisogno di aver fiducia nella giustizia, certo, perché io dico, lo Stato arriva sempre, però se ha la collaborazione, ma certi la massima tempi, parte tardi, arriva, però se ha la collaborazione del cittadino, arriva prima, sì, arriva in tempi più brevi. È una società disamorata, se lo ricorda Sciascia, scrittore, saggista, certo, è stato il centenario, diceva sempre, la più grande disgrazia per una società è quella di considerare che vivere onestamente sia inutile. È importantissimo. Certo, questo è importante. E quindi è però è tutto lo Stato che deve essere impegnato. Come dice il procuratore generale Riello, è un po' il periodo della pandemia della magistratura. Diciamo la verità, passerà, perché la magistratura, io lo dico sempre ai nostri telespettatori, ha gli anticorpi per risolvere le situazioni, perché insomma le cose sì, che non si è, sono... Guardi, la qualità dei magistrati ci è invidiata, italiani, è invidiata in tutto il mondo. Guardi, se lei avesse a che fare con complessivamente intese con le magistrature all'estero, vedrebbe la differenza abissale a favore della magistratura italiana in termini di competenza tecnica. Certo. Altra cosa invece è avere un sistema del quale, per carità, in parte sono anche responsabili i magistrati, che sia, vediamo le vicende di questi giorni, che sia strutturato per garantire quel livello di efficienza. Qui è necessario l'impegno di tutto lo Stato. Impegno di tutto lo Stato non significa l'impegno dei politici, l'impegno del governo, l'impegno dei giudici, significa lo Stato in tutte le sue articolazioni. L'attività di un tribunale è l'attività di un organismo complesso, dove incidono tantissime persone con tantissime qualifiche, dove per esempio il ruolo degli avvocati è stratosfericamente importante. Ecco, senza gli avvocati non sarebbe possibile nessun tipo di giustizia, nemmeno immaginarla, naturalmente. Certo. Abbiamo bisogno di avvocati professionalmente assolutamente inattaccabili. Certo, abbiamo un problema con l'avvocatura. Lei pensi che in Francia il numero di cassazionisti è a numero chiuso, non supera i 300. Qui saremmo, penso, qualche centinaio di migliaia, non lo so quanti siamo.
Voglio dire, non possiamo invocare diciamo sistemi, la bontà di sistemi fuori dall'Italia se non li consideriamo in maniera complessiva. Certo. Come funziona bene il sistema inglese, ammesso che funzioni bene? Certo, però le sentenze dei tribunali inglesi vengono emesse senza motivazione e non c'è appello. Certo, ha detto niente. Ho capito, però non è che si può prendere un pezzo del problema. In Francia, certo, in Francia immagini oggi una legge che dica solo 300 avvocati potranno difendere in Cassazione. E vediamo quali sono le reazioni. Certamente, comunque speriamo in questa riforma di certo, Marta speriamo. Cartabia e vediamo cosa succede e certo. Sicuramente andrà bene. Noi comunque lo speriamo, abbiamo fiducia, io ho fiducia nella giustizia perché tra cose che sono successe riguarderanno 10, 20, 30 magistrati, ma certo. Ci sono in Italia centinaia e centinaia di magistrati onesti che lavorano dalla mattina alla sera. Qua quasi abbiamo, 9.000. Qua abbiamo, 9.000. Qua abbiamo, ne abbiamo un esempio e quindi speriamo in bene. Noi napoletani abbiamo festeggiato l'altro giorno all'Università Federico II e quindi abbiamo 1224, una data di fondazione. Ecco, Federico II era un imperatore svevo, quindi firmò, era re pure di Sicilia, quindi firmò a Siracusa, è una grande università. Lei certo. È napoletano, io pure sono napoletana, siamo orgogliosi di questa grande università. Infatti, Napoli è stata una grande capitale europea, quindi è grande, chiaro, quei leoni là sono fantastici e quindi ne abbiamo un ottimo ricordo. Io la ringrazio per avermi grazie concesso l'intervista, appena arrivato, insomma, mi ha fatto un grande piacere e un onore per me riceverla. Grazie a lei per avermi invitato. Se si è trovato bene, la riaspetto. Va bene. Le diamo un po' il tempo, diciamo, di... Faremo un consuntivo, va bene. È un consuntivo, un riassunto delle precedenti. Che cosa è successo di quelli di che erano i successo. Progetti? Va bene. La ringrazio, grazie. Grazie a lei, buona serata. A voi buona serata. Grazie.